sento ogni tanto del bagnato che mi arriva sulla gamba, non so cosa sia. Sì, saranno le mie bottiglie che sono aperte. Ah, ok. Allora, da notare il look di Andrea questa mattina, tipo l'allenatore nel pallone. Sei bellissima, Andre. Se ho l'abbigliamento tecnico adeguato per le circostanze in cui ci troviamo, non è colpa mia. E in che circostanze ci troviamo? Guarda, guardati attorno, questo c'è una bandana in faccia. Belli un po' anche i pantaloni della Joe, esatto, un po' da no global, un po' anni 90 così. Loro hanno un brutto stile, sì. ma noi va bene, quindi oggi dove andiamo? Oggi andiamo a fare... Cioè, adesso dove stiamo andando? Allora, dunque, premettendo che non ho avuto potere decisionale nella scelta del programma, del ma giustamente anche... Anche perché non mi sono interessato di nulla. No, esatto. Adesso andiamo. L'onestà paga. Adesso, allora. Oggi pomeriggio. Sono ero preparato il pomeriggio. Io penso sì. Di dover dire pomeriggio. Ah, allora dico io la mattina. Dico la mattina. Ok, dico io la mattina. Adesso stiamo andando alla Pedro Tea Factory. Ma non era il pomeriggio quella? No, era la mattina. Io ero pronto sulla Tea Factory. Vabbè, allora. Vuoi dirla te la Tea Factory? Allora, adesso stiamo andando alla Tea Factory. Ok. Che è sostanzialmente una. C'è un corvo. Vabbè, lo dice il nome stesso, però potrebbe entrare in inganno, perché uno factory potrebbe pensare a fattoria. No. E invece è una fabbrica, sì, che produce tè. Tè. Okay. Da generazioni. Ok. Dal 1642 addirittura. Producono tè. Il tè Lipton, sì, che abbiamo in tutte le nostre tavole, sì, viene fatto proprio in questa tea factory. Ok. Tant'è che poi in Sri Lanka c'è anche la statua di Lipton, il signor Lipton. Mr. Lipton. Carl Lipton. E quindi noi andremo a vedere questa fattoria. Poi io mi sono già informato un po' sui tipi di tè che fanno, sulle tecniche che utilizzano per fare questo tè. Però preferisco non dirlo, anche perché sennò vi toglierei la sorpresa. Esatto. Dovrebbe durare, allora, la camminata per arrivarci 2,5 km. Sì, forse un po' di più. Un po' di più forse, dipende dal clima anche. Mentre la visita alla Tea Factory sulle 2 ore. Così tanto? Cosa dici? Sì, perché alla fine c'è anche il testi. Ah, no, perché piti. No, perché facciamo il lover's. Esatto. Il lover's loop. Ah, ok. Lip. Che sono, okay, 5 km a piedi. Relax proprio. Sì, loro con questo sole vogliono fare questa cosa. Okay. Quindi va bene. Invece il pomeriggio. Pomeriggio ci vengono a prendere, ci verranno a prendere. Okay. Come si chiama lo stello con cui Chris del Single Tree Hostel, quindi se devi, dovete appoggiare a qualcuno, noi guarelli, appoggiatevi a loro che sono bravi. E Marchetta, non abbiamo ancora fatto niente, magari ci scannano, però WhatsApp sono bravi. WhatsApp sono bravissimi. E andremo a vedere, ah no, la visita alle piantagioni di tè e poi a delle cascate, il tour delle cascate, perché pare che qui ci siano delle cascate. Però, belle. Mi permetto di dimmi, farti un quesito. Sì. Secondo te ha senso vedere prima la fabbrica che produce il tè e dopo le piantagioni? Andrea, tu non secondo ti devi te... chiedere. No, lo dico in generale. Tu, ma io non mi chiedo queste cose. Bravo, ok? Roberto, perché bravo. Così non vado allo scontro. Ok. Ok, tu non è te un lo quesito chiedo. Che mi è venuto in mente tu parlando. Vai dietro e se siamo a posto così noi. Okay. Meglio di così. Comunque la postilla finale di non ascoltare quello che ha detto Andre. Che non è giusto un cazzo. Cioè, se qualcuno poi dovesse prendere questo video come educazione. O... Meglio non farlo. Vabbè, chiudo la fila, va, se no mi becco. Everybody stop.
Andre, dobbiamo spiegare perché non abbiamo fatto video dentro la fabbrica. Allora, perché sennò abbiamo detto che andavamo alla fabbrica e poi... Hai ragione, perché sennò poi mancano i pezzi. Quando uno torna a casa dice, perché non l'ho spiegato? Infatti. Ma purtroppo nella fabbrica c'è un cartello che impone a tutti i visitatori di non filmare, non fotografare assolutamente niente. Qualche foto ce l'abbiamo, eh. Però non vistosamente, quindi non abbiamo potuto. Possiamo però raccontare. Uscire la fotocamera. Esatto. Cosa abbiamo visto? Racconta un po' tu il cosa processo, abbiamo... che la tua terza fabbrica ormai potevi lasciare il CV. Oramai potevo, esatto. Allora, abbiamo capito che qui raccolgono il tè in queste piantagioni. Solo le foglie giovani. Solo le foglie giovani, quelle verdi, che sono queste qua, sì, più in alto. Quelle blu non le prendono. Quelle blu non le prendono, neanche le rosse. Sono le verdi. Sono le verdi. Meno male che specifichi, perché... No, perché poi sai, uno vede il video. No, no, poi non capisce. Scuola, verdi. No. E niente, la... Cos'è che fanno? Fanno le donne. 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 Le donne lavorano nei le donne campi. Lavorano nei campi 8 ore. E muta. Giustamente. Esatto. E ogni 2 ore... vanno gli uomini con i carrettini, vanno a prendere le foglie che hanno colto. Esatto. Vengono pesate, registrate all'ora e poi vengono messe per 12 ore ad essiccare. Ad essiccare lì. Su dei nastri. Sì, dei nastri. Esatto, che sotto c'è dell'aria calda e le foglie perdono praticamente la loro linfa un pochettino, sì. No? Ecco. Dopo niente, vengono triturate, smaciullate, essiccate nuovamente, perché tutto il processo viene fatto tra gli 80 e i 90 gradi di temperatura, finché non si arriva alle diverse qualità di tè. Di tè. E cosa molto importante per noi ignoranti, esatto, abbiamo capito, non per loro, per noi. Noi abbiamo capito che il più tè la più comune, il esatto, tè più comune l'English noi... breakfast fa cagare. E... perché appunto è una qualità tra le più scadenti di tè, esatto, perché è più fine di tutti. Di perché viene, esatto, perché è super fine. Super fine. Invece il tè di qualità, esatto, è quello che ha le foglie grandi, esatto, ed è anche il più costoso. Tipo quelle dell'insalata. Tipo più o meno. No, comunque. Come vedete, Andrea ha capito tutto subito. No, e quindi abbiamo capito che il tè più comune, che tra l'altro non solo in Italia ma anche all'estero, in Europa, l'English breakfast, in realtà, che noi osanniamo in realtà fa cagare. Ok, dopodiché noi diciamo questa cosa perché abbiamo assaggiato il tè quello buono, come si chiamava? Pop, ed è veramente buono. Ed è buono e non c'entra niente col nostro, oltre che essere molto leggero. Esatto. E quindi ecco, ora stiamo andando, come precedentemente annunciato, alla Lovers Deep Waterfall e vediamo un po' cosa proviamo. Ma l'hai detto che non ho più i calzettoni gialli? Sì. Guardate, ha tolto i calzettoni gialli. Meraviglioso. Però continua a tenere la maglia termica sopra la maglia estiva. Esatto. Dice che va bene così. Ho chiesto però anche una locale un parere sul mio outfit. E ti ha detto che sono trendy. Trendy. Sì. Non so come interpretare il suo trend. Esatto, infatti non abbiamo ben capito il suo trend com'è. Comunque vediamo. A più tardi. Oh,
al waterfall non lo so, e, siamo arrivati dopo una brevissima camminata, adesso facciamo vedere le cascate prima e le facce. Sei stanca? Hai caldo? Beh, il sudore. Il sudore si vede dalla GoPro. Me la pezza. Questa la rimetto domani, eh. La sera a cena, non ci facciamo la doccia. Facciamo un commento su questa passeggiata. Allora, sì. Abbiamo fatto intanto una tripla escursione sulle, per vedere delle cascate. Va sempre Piero Angela, guarda. Per vedere delle cascate con un omino sulla Jeep. E che abbiamo organizzato con va bene, sì. E ti ha portato in giro a vedere delle cascate fondamentalmente, e questa è la più bella ma faticosa, faticosa, 20 minuti a pari a un chilometro di cammino, gradini. Beh, possiamo dire però che ne valsa la pena. Sì, dai. Ne valsa la pena. Un saluto a tutti gli amici da casa. Roberto e Andrea fanno la scuola di Simone, ciao. Sì. Ho una ferita, una roccia. Che non si vede. Ah, eccola. Si vede la ferita. Questa qua. Due punti bisogna mettere. Si è fatto malissimo a venire su. Però non molle, vado avanti. Bravo. Per farvi capire le regole ferre con cui le autorità, come si dice, cingalesi, controllano gli autoveicoli, le regole sull'inquinamento, le regole delle emissioni inquinanti, vi do una piccola diapositiva. Irrespirabile. Siamo al Little World Center. Ok, no, World Center. Okay. Perché c'è il World Exit anche. Però non vale così, cioè deve dirlo prima. Dentro dove? Cioè sembra buona la prima, dove uno deve improvvisare sempre. E dove siamo? Cioè in che cosa siamo? In che parco la siamo? La domanda però è difficile da capire. In che parco siamo? Che dove siamo? Che siamo svegli dalle 5. Orto's Plain. È un parco veramente bello, anche se abbiamo visto poco al momento, giusto? Sì. Proprio quel poco che abbiamo visto. Poi ci consente di mettere tutti i capi che abbiamo portato. Riproponiamo l'outfit. La felpa, la termica, la maglietta. Molto, io non mi inquadro. Inquadra, ti va. Ecco, guarda, poi dice a me che era così vestito anche in macchina con 6.000 gradi. Vabbè, chiaro, dormivo. Vabbè.